Carmelo Pillitteri, La Ciarda. Soraci, quando siamo a questi livelli voliamo alto, eh? Beh, naturalmente questo è un brano chiaramente difficilissimo, anche se molto suggestivo. Viene generalmente accompagnato, ancora la difficoltà aumenta dal pianoforte, quindi accompagnato dalla chitarra diventa ancora più difficile, naturalmente. E poi c'è un problema tecnico, anche perché e ci sono centinaia di note che vanno prese tutte a tempo, quindi o si deve suonare questa cosa oppure viene fuori insomma un pasticcio. Ancora un applauso, vi risentiamo fra un po', eh? Vi risentiremo fra un po' in due brani tanto belli, che in flauto e in mandolino al Conservatorio di Messina, e un violinista russo che è da 5 anni in Italia, si chiama Sergei Paskov, è diplomato naturalmente al conservatorio in Russia, è venuto qui per lavorare, per portare la sua musica, la nostra musica. Sono dell'associazione
Note in frac, musica Esposi. Michele ci fa rivedere ancora il loro sito, se siete interessati potete trovarli lì. Stasera li abbiamo sentito, come dicevo, in un pezzo bellissimo, La Ciarda, difficilissimo. Lo sentiamo in un pezzo struggente di un film tanto bello quanto pesante, come La vita è bella, il film di Benigni, fra l'altro è di attualità, siamo in tema ancora di Shoah, e subito dopo in un altro brano molto più caldo, più appassionante, che è la Sinfonia, è l'Odissea veneziana. Eccoli qua, prego. We'll be right back.